Amici Gaetano De Martino per contatto, siamo all'Hotel Vesuvio, location ideale per l'evento che stiamo per filmare, la presentazione ufficiale del film Il Principe Abusivo, dove, oltre a essere protagonista, Alessandro Siani firma anche la regia. Rimanete con noi e non perdetevi questo servizio. C'era una volta una principessa che faceva sognare il suo popolo. Era la nonna. E questi sono gli articoli su di lei. Questi, invece, sono gli articoli di mamma. Questo è l'articolo su di me. Per portare oggi una principessa in prima pagina c'è un solo modo. La principessa Letizia deve innamorarsi di un disoccupato povero, ignorante, grezzo e volgare. Dove lo trovo un povero? Lo trova. Ehi, suo peggio Roci! Come vive? A scrocco. Non la prima, la seconda, gira verso l'altro. Bene così. Boh, sono arrivato, grazie. Ma disse chi è? Sono il ciambellaro di corte, la principessa Letizia vi invita a cena. Ti posso dare un bacio? Principe, io vi faccio male. No, ve lo voglio dire, vi faccio vedere proprio i canguri a motore. Quelli là proprio fanno... Quelli che fanno... Tu sai montare un cavallo? Cioè, se me lo dai già montato è meglio, perché sennò ho finito che mi imbroglio con i pezzi. È un fratello di Dio, non lo voglio nemmeno come fidanzato finto. Me ne occuperò io e trasformerò la bestia in, diciamo, un principe abusivo. Anto! I veri amici si vedono nella cattiva, ma soprattutto nella buona sorte. Ti voglio presentare mia cugina, Jessica Guagliaruno. Buongiorno. Piacere. No, scusate, l'ultima volta sono fottuto braccialetta. È un'ignoranza stellare. Aiutami a farla innamorare. Una luna. Tu sei in uscena e tanto trattare. Ma Villa! Va bene. Amici, Gaetano De Martino per contatto, Hotel Vesuvio, presentazione ufficiale del film Il Principe Abusivo e siamo in compagnia del professor Rotolo, ma è Salvatore Mistigone, benvenuto in contatto. Salvatore. Cari amici, grazie di questa vostra cortesia immediata, infatti sono appena riuscito a togliermi il soprabito e subito sono stato invitato a salutarvi, che è sempre un piacere salutare gli amici di contatto. Subito pronti, Salvatore, la cosa principale, il successo sarà sicuramente ineguagliabile perché il film è bello, noi l'abbiamo visto, ci ha fatto ridere, ma tu ti sei divertito? Ma noi, come al solito, lo sai, con Alessandro si lavora come a casa propria, cioè in effetti non si sa bene se il set è la casa oppure il luogo di lavoro, insomma. Poi con Alessandro c'è questo rapporto oramai che dura da tanti anni, un po' prima di Benvenuti al Sud. Poi c'è stata la tournée che abbiamo fatto 100 date in giro per l'Italia, quindi ho avuto modo, diciamo, di essere abbastanza maltrattato e martorizzato da Alessandro. È un sodalizio ormai che dura da tempo e sicuramente durerà ancora tantissimo. Io, per un fatto scaramantico, non voglio che tu anticipi niente, progetti per il futuro. Per il momento godiamoci il successo del Principe Abusivo. Certo, sarà sicuramente un successo perché è un film che viene dal cuore. Quindi noi aspettiamo, noi abbiamo visto già il film, speriamo che tutti voi lo andate a vedere, sicuramente con propositi positivi, perché è un bel film, fa ridere, c'è una storia, crea anche un'emozione. Si può dire che quando un film comico crea un'emozione, stiamo parlando di un connubio eccellente. Ma io questo te lo saprò dire stasera tardi, quando l'avrò visto. Perché non l'hai visto? No, perché Alessandro mi invitò a Roma a vederlo, però io preferisco, sai, vederlo in mezzo al pubblico, cioè, perché può darsi pure che tra di noi diciamo che bella cosa che abbiamo fatto, invece sa, nascosto un po', che entri al buio in mezzo al pubblico e chi lo dice, ma che buono che sono, pure, ma quanti sono bravi, però sappiamo la verità. Allora Salvatore, lasciamoci con una costante nel film, si vede chiaramente l'amore vince sempre. Quindi salutiamo gli amici di contatto rimanendo in contatto con Salvatore Mistigone, quindi andate a vedere Il Principe Abusivo. Dammi il ditino, contatto. Intanto, vi voglio bene, Il Principe Abusivo.
Amici, ancora il principe abusivo, ancora Gaetano De Martino, sono in compagnia di Nello Iorio. Nello, siamo un trio praticamente. Bravo, Nello. Io sono quasi un duo, tu. Però tu, lui si è pentito perché il primo è rigatto. Bravo. Fa tutto splendido. Fino a 2 anni fa stavo con mamma, comunque vabbè, lasciamo stare. Nellina, è passata di acqua sotto i ponti. Sì, e sono caduti anche i ponti. Mo, mamma, come dobbiamo ricostruire? Vediamo quello che possiamo fare. Nello, abbiamo visto il film, io personalmente l'ho visto stamattina, mi sono divertito. C'è la poesia, c'è la battuta, che poi lavorare qua Alessandro. È chiaro, è normale, facciamo i comici, quindi è strano che ci abbiamo messo la poesia. La battuta è normale, poi Alessandro c'ha questa cosa che è romantico fondamentalmente, Alessandro. È vero. Nel film esce questa cosa, insomma. E io faccio la mia parte molto, molto comica. Comica, fai ridere. Cioè, tu la dici per forza. No, non è vero, non è vero, non sono di parte, assolutamente. Allora, buon maestro, tu fai l'intervista, dicevate, tu mi fatti schifo. No, allora, però voglio dire, tu giochi sulla tua fisicità, questa volta invece c'è una. No, pure qua hai giocato. Gioco per forza sulla fisicità, ok. Non è che posso fare il pallone che. Cioè, quindi io, l'unica cosa che mi rimane è giocarci, perché sennò è la fine. Nello, come hai fatto tu? No. Io sono pentito, sì, perché io ero un po' più robusto, poi mi sono crociato. Tutte cose. Nello, l'ho detto anche prima a Salvatore, per un attore comico creare l'emozione è il massimo. Sì. Qui si ride e ci si emoziona. E infatti io penso che sia proprio il 14 febbraio come data. Bravo. Della prima, non è casuale, perché è veramente una favola. Quindi secondo me te guaglioni si innamorano proprio lo fatto, perché è molto romantico come film. Quindi molti si aspettano il film che dove si ride soltanto, invece tutte cose. Invece no, è proprio bello, romantico. E poi c'è stata una cosa che non so se hai notato, che l'immagine di Napoli in questo film è meravigliosa, pulita. Tutte le cose di Napoli che si vedono sono le cose più belle, quindi diamo pure un attimo la rinfrescata alla facciata di Napoli. Mi sembra anche giusto, mi sembra anche giusto. Mi sembra anche giusto, anche perché voglio dire, ultimamente stanno succedendo cose. Ultimamente da sempre, non è che ultimamente fino a 5 anni fa stiamo buoni, no? Quindi è la stessa cosa. E poi una cosa che ci tengo a dire, che è veramente un'altra cosa che voglio sottolineare, in tutto il film non c'è neanche mezza parolaccia. Questa non sì. C'è bisogno di volgarità per far ridere. Alessandro questa cosa l'ha voluta e secondo me abbiamo ottenuto un grosso risultato, quindi è per tutti. Qualche indiscrezione che tu sai, io cioè i miei informatori, qualcuno mi ha detto che alla fine del film addirittura ci sono state persone che si sono commosse perché era finito il film. Sì, perché poi dice, ma buona rimane, che faccio? Cioè, e quindi dice che io principe abusivo, ma posso fare un parcheggiatore abusivo, cara? E quindi non sapevo che fa, quindi ci ha mandato male, si doveva ritrovare lavoro, e quindi stavo, ma è chiaro, si crea un'atmosfera, poi è stato molto bello, ma non è perché lo devo dire, veramente eravamo tutti amici, divertimento, ho avuto la fortuna di lavorare con persone come Christian De Sica, che è veramente una persona che dopo un'ora che ci stai assieme sembra di conoscerlo dalla vita, raccontava delle cose e Sofia Loren, cioè all'improvviso parlava di Sofia Loren in una casa sua con il padre, insomma, che tu stai là e che hai vissuto per tanti anni, no? Vedendolo in televisione, vedendo io sono cresciuta e ci stai insieme a pane amore, io prima Chuck Stefano poco, quindi comunque è stata una bellissima esperienza. Quindi godiamoci il successo del principe abusivo. Nello, un saluto agli amici di contatto. Non lo contatto, gli amici di contatto, perché il contatto. Allora, andate a vedere il film. Perché veramente non rimanete delusi. Allora, andiamoci a vedere il film e poi dopo contattammo. Esatto. Benissimo. Su Facebook. Amore di Tino. Ah, Gaetano De Martino. Nello Iorio, contatto. Il principe abusivo. Non è piacevole contatto. È abusivo. Sta la film. No, no. Vai, mo begli. Vesuvio, principe abusivo, straordinario film che noi abbiamo visto, e siamo in compagnia di due dei protagonisti. Christian De Sica, benvenuto in contatto. Benvenuto a voi. E Serena Utieri, benvenuta in contatto. Grazie.
Allora, io personalmente ho visto il film, sono uno di quelli che stamattina si è alzato, è andato a vedere il film, mi sono divertito. Com'è lavorare con Alessandro Siani? Fantastico, io già avevo lavorato in un paio di film prodotti da Aurelio De Laurentiis, che era Un Natale a New York e un altro Un Natale in crociera, che abbiamo fatto qualche scena ma non ci eravamo capiti molto bene. Poi lui era diffidente perché io sono romano e quindi mi considerava del nord. Invece poi adesso, avendo fatto questo film, siamo diventati grandissimi amici e la rivelazione è che io pensavo di fare un film solo comico e invece questo è un film anche tenero, anche romantico, anche sentimentale, pieno di ottimismo. Penso che in questo momento una favola del genere ci vuole con un'Italia così tartassata. Poi la scoperta di Alessandro Siani regista, grande maestro di recitazione proprio perché è attore e quindi tu non lo puoi fregare mai, ossia se tu reciti per stereotipi lui ti becca, quindi devi essere sempre molto vicino alla realtà e lui in questo è veramente un maestro. Quindi io credo che Alessandro Siani non finisce la sua carriera solo come un comico o diciamo un maestro di cerimonie, un parlatore nelle feste, nei teatri, negli stadi, ma penso che avrà una lunga carriera come autore e noi ne siamo sicuri perché lo conosciamo bene. Serena, in questo film fai un ruolo un po' insolito, non ti abbiamo mai visto sotto questo aspetto, un aspetto diciamo di una donna popolana, però hai ricoperto questo incarico in maniera eccellente. Grazie. Sei stato sorprendente. Come grazie, stato? Alessandro ha avuto un grande coraggio a fidarmelo, no? Nel senso che era da tempo che aspettavo un ruolo così, ma alla fine quando ti offrono sempre gli stessi ruoli rimani un po' chiuso in un cliché. Invece spero che questo personaggio, che mi ha divertito tantissimo, Jessica Guaiarulo, che possa entrare nella mente di altri addetti ai lavori, appunto di altri registi, e affidarmi altri ruoli di questo tipo che mi divertono e poi in realtà è proprio la mia vera natura, perché io sono di Fuorigrotta, quindi napoletana, quindi napoletana, sì, quindi anche se i colori possono ingannare, ma comunque tirare fuori quella parte vera della Napoli bella, insomma, mi è piaciuto moltissimo, quindi lo ringrazio. Ti ha consolidato ancora di più come un'attrice di livello elevato. Grazie. Serena, un saluto agli amici di Contatto. Un bacio a tutti voi, vi aspettiamo nelle sale da San Valentino dal 14, andate a vedere Il Principe Abusivo perché è una commedia romantica, si ride tanto, ci sono grandissimi attori, c'è Christian De Sica, Alessandro regista, autore, sceneggiatore appunto e attore, Sara Felberbaum e poi tantissimi altri attori fantastici. Venite, vi aspettiamo. Allora, al cinema con Il Principe Abusivo, Serena Autieri, Gaetano De Martino, ciao. Ciao.